Recentemente abbiamo fatto un volume che raccoglie un po' e fa l'inventario, un inventario di grande gusto su questo grande patrimonio che è privato ma di interesse pubblico, perché fa parte della storia di questa nostra regione, specialmente questi edifici nelle aree dei paesi minori o nelle aree rurali intorno ai quali gravitava tutta un'economia locale e tutta una collettività locale, quindi anche storia dei popoli locali. C'è bisogno di più sinergie e di più unione fra quello che fa le dimore storiche e quello che fa l'ente. Per raggiungere quale obiettivo insieme? L'obiettivo di attrarre visitatori sul nostro territorio, perché questo vuol dire comunque sviluppare l'area commerciale, vuol dire sviluppare un indotto che altrimenti si rischia di perdere. Va messo insieme la dimora storica, che è la base e il punto di riferimento del visitatore, insieme a quello che oggi un visitatore ha come attenzione, e quindi l'enogastronomia e l'artigianato, che sono tutti e tre elementi che in Toscana fortunatamente abbiamo molto di più che dalle altre parti. Basta accendere la televisione e tutti parlano di mercato, parlano di economia, parlano di giovani, parlano di lavoro, e questo dà lavoro. Se avete sentito quante persone ci sono coinvolte in questa giornata, una parte lo fa come volontariato, ma un'altra parte magari è pagata, e quindi vuol dire dare un contributo anche alla sostenibilità dei posti di lavoro. Già oggi il nostro sito, nei passati due giorni, è stato visitato da oltre 1000 visitatori, e quindi ci aspettiamo che la manifestazione abbia il solito successo che ha avuto tutti gli anni, e valutiamo sempre una media complessiva in tutta la manifestazione circa 30.000 accessi. Ecco. I volontari coinvolti sono 160 e i proprietari anche lì sono 60-70, quindi complessivamente sono 250 persone che assistono ai visitatori a vedere queste cose. Abbiamo messo in giro dei fogli con la storia e i tratti architettonici fondamentali di tutti gli edifici coinvolti, e quindi speriamo che il pubblico toscano e anche il pubblico dei turisti apprezzi la nostra manifestazione.